Acireale, incarichi di progettazione e rilievi tecnici per due opere messe in sicurezza da sviluppare nel locale territorio, conseguenza del maltempo di due anni fa. Oltre 1500 kg di rifiuti raccolti dal fondale e dalla spiaggia a Santa Maria alla Scala, la festa del mare sensibilizza tutti al rispetto della natura. Grande pubblico ieri al Tupparello, ma la prima semifinale playoff se la giudica l'Altamura, strada in salita per la Acireale. Bentrovati, buon inizio di settimana. Tra gli altri argomenti del nostro giornale ci sarà spazio per la cronaca. Identificato l'autore di una rapina in villa a San Giovanni La Punta, un tunisino invece senza fissa dimora, fermato dalla polizia a San Leonardello. È successo la scorsa settimana, ma i particolari si sono appresi nelle ultime ore. A Santa Maria La Stella invece allarme zolfo lungo le vie principali della frazione Sant'Antonese, rilevata la presenza di una sostanza che potrebbe risultare nociva non solo per gli animali ma anche per i bambini. E poi per lo sport abbiamo detto della Acireale Calcio, ma ovviamente ci occuperemo anche di altro, e tra l'altro della pagina importante che ha scritto ieri lo Junior Piano d'Api, campione regionale CSI di calcio a 7. Questo e altro all'interno del nostro giornale. Primi adempimenti tecnici abbiamo detto ad Acireale sulla Timpa e nel torrente Peschiera per il ripristino delle condizioni di sicurezza. L'emergenza salita alla ribalta nel settembre 2015. Vediamo. Entrano nel vivo ad Acireale gli interventi in due differenti zone del territorio acese che salirono alla ribalta durante gli eccezionali eventi meteo che si ebbero in diversi giorni dell'autunno 2015, cioè dall'8 settembre fino al 3 novembre, e che oltre la città di Acea Galatea interessarono anche molte zone della Sicilia orientale. Territorio acese ancora una volta ferito con la Timpa che, sul costone che si affacciava sulla frazione di Santa Tecla, ebbe un profondo smottamento il quale trascinò via, fra l'altro, numerosi alberi presenti in un giardino. L'altra zona dove si rimase con il fiato sospeso per giorni, ma non mancarono anche gli allagamenti in abitazioni private, senza per fortuna conseguenze peggiori, fu quella gravitante in zona Capumulini, sul torrente Peschiera, ma anche in ogni caso sullo stesso Lavinaio Platani. Finita l'emergenza, sul posto, unitamente ai tecnici della Protezione Civile Comunale, effettuarono un sopralluogo pure i colleghi del Dipartimento regionale. Sulla base dei progetti presentati quindi dal Comune acese, furono finanziati due interventi, cioè quelli che adesso stanno muovendo i loro primi passi, riguardanti così la progettazione e la relazione geologica con l'effettuazione degli annessi accertamenti tecnici, geognostiche e geofisiche nel sottosuolo. Per quanto attiene la Timpa di Santa Tecla per opere di consolidamento, vi è quindi in totale una somma disponibile di 1.800.000 euro. In considerazione dell'assenza di personale comunale avente i sopracitati requisiti, vista l'urgenza di procedere, si darà così incarico a professionisti esterni, accantonando al riguardo la somma di 78.000 euro. Analogo discorso riguarda invece la messa in sicurezza, ripristino degli argini e rimozione delle aree di sovralluvionamento dei torrenti Peschiera e Lavinaio Platani. In questo caso è prevista una spesa per lo svolgimento dei rilievi di 117.500 euro, mentre si può contare su un finanziamento complessivo di 800.000 euro. La rapina in villa durante la notte a San Giovanni La Punta, identificato e arrestato il complice, è sfuggito alla cattura il 14 febbraio scorso. Si tratta di Giovanni La Bruna, un 39enne catanese, al quale è stata notificata una ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Catania. L'uomo, insieme al complice, era penetrato all'interno della villa il 14 febbraio scorso, incuranti della presenza dei proprietari, una giovane coppia che fu colta nel sonno insieme al figlioletto di appena 17 mesi. I due si fecero consegnare diversi monili preziosi per un valore di circa 20.000 euro. Le indagini hanno permesso di raccogliere inequivocabili elementi di reità nei confronti dell'uomo di La Bruna, che è stato identificato quale autore della rapina, che quella sera era riuscito a sfuggire alla cattura.
E adesso invece polizia in azione, lo abbiamo detto già la scorsa settimana, nei pressi di San Leonardello, dove era stato fermato un uomo. Si trattava di un tunisino senza fissa dimora, particolari che sono stati resi noti nelle ultime ore dalla questura. Vediamo. Si trattava di un tunisino senza fissa dimora, il 36enne Mim Kafol. È stato il protagonista di una movimentata mattinata nel GRS, come vi abbiamo riferito, al termine della quale gli agenti del commissariato di Acireale hanno eseguito un arresto. L'uomo, fermato perché compiva atti osceni lungo la stradale 114 a San Leonardello, si è reso protagonista di una violenta aggressione nei confronti dei poliziotti. In quel frangente, sulla statale transitava una pattuglia dei carabinieri. L'uomo, alla vista dei carabinieri, oltre che della polizia, sarebbe andato in escandescenza e avrebbe aggredito pesantemente i poliziotti, sferrando calci e pugni. I rappresentanti delle forze dell'ordine lo hanno bloccato e sottoposto in stato di fermo per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato poi trasferito negli uffici del commissariato di Corso Umberto, dove è stato accertato che, oltre ad essere illegale la sua presenza in Italia, era destinatario di diversi provvedimenti di espulsione. Due agenti invece si sono dovuti recare presso l'ospedale di Acireale, dove sono stati medicati e refertati con prognosi di guarigione fino a 15 giorni. Il tunisino, su disposizione del PM, è stato trasferito presso le camere di sicurezza della Questura di Catania fino all'udienza per direttissima. Incidente autonomo questa mattina intorno alle 10 lungo la statale 114 nei pressi di Mascali, nei pressi per l'esattezza della casa cantoniera di Mascali. Un motociclista di 40 anni, residente a Mascali, per cause in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, urtando con violenza contro il muretto di cinta e poi cadendo rovinosamente sul selciato. La moto, una Yamaha, percorreva l'asse viario in direzione di Mascali. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Mascali che hanno effettuato i rilievi del sinistro e i sanitari del 118 che hanno trasportato in ambulanza il conducente della moto che a quanto pare indossava il casco protettivo. L'uomo è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale. Il centauro al momento dei soccorsi era vigile, seppur dolorante per le varie contusioni riportate su diverse parti del corpo. Ambulantato selvaggio ad Acireale, ci sono controlli, il settore Annona della Polizia Municipale è entrata in azione per garantire il rispetto della legalità. Sono stati sottoposti al controllo due ambulanti, risultati privi delle necessarie autorizzazioni. A seguito di ciò, la merce, prodotti ortofrutticoli, è stata sottoposta a sequestro, un centinaio di chili in totale, essendo merce deperibile, comunque in buono stato di conservazione, è stata consegnata in beneficenza, in ambedue i casi, alla Madonna della Tenda di via Patellazza a San Giovanni Bosco. E adesso ci fermiamo, pausa pubblicitaria, torniamo subito. C'è tutto il sapore del mare nei piatti preparati dal ristorante Belle Époque, il piacere della tavola. Oltre ai piatti di carne o di pesce cucinati con antiche ricette e presentati con modernissime guarnizioni, la pizza, come la volete, tutti i gusti. Belle Époque, eleganti sale utili per ricevimenti e feste di ogni genere, ampi spazi esterni tra il verde con pista da ballo, parco giochi per bambini, parcheggio interno. Per il resto, basta provarlo. Belle Époque, via San Matteo 35, a poca distanza dall'uscita del casello autostradale di Giarre, imboccando la strada per Macchia. Per prenotazioni 095 779 20 10. Buon appetito! Marchio Ottica e Fotografia. Vieni a provare gli occhiali della linea Hashtag VLP e Hashtag VLP Cult, Hashtag VLP Collection, dedicati a chi vive da protagonista i trend della moda e vuole il meglio del design italiano. Tomarchio Ottica e Fotografia OXO, ad Acireale in corso Italia 18 A e B. Più
Più di 20 anni di esperienza fanno del tortellificio Al Mulino il punto di riferimento per la produzione di pasta fresca con oltre 100 articoli. Ed oggi più che mai la qualità Al Mulino si fonde con la convenienza. Tortellini e ravioli a 5,99 euro, gnocchi, strozzapreti, orecchiette e tagliatelle a 3,49 euro, maccheroni a 2,49 euro, maccheroni al ferretto a 4,99 euro, lasagne e cannelloni pronti da cucinare a soli 2,99 euro a porzione. Il tortellificio Al Mulino si trova ad Acireale in via Santissimo Crocifisso 42. Telefono 095 763 3428. Si effettuano forniture per gastronomie, ristoranti, alberghi e comunità. Per la rivoluzione basta un centesimo. Ad Acireale arriva il centesimo, il supermercato dove le offerte sono su tutto e per sempre. Ad Acireale apre il centesimo, il supermercato rivoluzionario. Chi è di scena? Seconda edizione del Festival regionale del teatro scolastico organizzato dal Comune di Acireale. Dall'11 al 28 maggio, tutti i lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, presso l'Arena Eden della Villa Belvedere di Acireale alle ore 18. La prima serata di giovedì 11 maggio si svolgerà presso la sala Pinella Musmeci, ex angolo di Paradiso. La serata finale di domenica 28 maggio si svolgerà in Piazza Duomo alle 19. Chi è di scena? In collaborazione con il Credito Siciliano e l'Unicef. Ingresso gratuito. Salute e benessere 2.0. Da giovedì 18 maggio, tutti i giovedì alle 21.10, in replica il venerdì alle 19 e il sabato alle 16. Salute e benessere 2.0, a cura del dottor Riccardo Castro. Ogni settimana, insieme ad importanti ospiti, saranno trattati argomenti di medicina di grande interesse. Salute e benessere 2.0, su Etna Espresso Channel. Allarme sanitario a Santa Maria La Stella, ai margini di alcune strade della frazione Sant'Antonese, rilevata la presenza di zolfo ai fini di allontanare cani e gatti. I residenti però temono anche per la salute dei bambini. Vediamo. E di nuovo allarme zolfo a Santa Maria La Stella. Ancora una volta, persone stanche degli escrementi degli amici a quattro zampe usano questo rimedio naturale come deterrente all'abitudine, soprattutto dei cani, di lasciare feci e urina contro muri e portoni. I margini della parte alta di via Santa Maria La Stella, parte della via Camillo Barbacallo e la parte iniziale di via Rosso di San Secondo risultano cosparsi di questa sostanza giallo-verdastra che ha subito messo in allarme i residenti. Si tratta di zolfo, usato forse in buona fede da coloro che sostengono che non sia una sostanza affatto tossica. Va detto subito che è vero, non si tratta di un elemento particolarmente pericoloso. In polvere è un blando irritante della pelle e del tratto respiratorio superiore. Può essere invece assai nocivo a seguito di inalazione o di ingestione. È evidente che questa strategia venga adottata contro il randagismo, perché si sa che i cani che passeggiano con i loro padroni corrono meno pericoli. Una persona adulta sottrae subito il suo cane dal pericolo. I cani o gatti randaggi invece sono meno fortunati. Nessuno li distoglie dalla tentazione di ingerire quella strana sostanza che, una volta raggiunto lo stomaco, può avere effetti davvero devastanti. Principalmente danni cerebrali dovuti al malfunzionamento dell'ipotalamo e al conseguente danneggiamento del sistema nervoso, che potrebbe provocare anche la completa cecità e sordità. Le prove di laboratorio sulle cavie hanno indicato inoltre che lo zolfo può causare danni vascolari seri nelle vene del cervello, del cuore e dei reni, nonché danni fetali o trasmissibili comunque anche con il latte materno. Un vero attentato dunque agli animali, che è bastato ad accendere gli animi di tutti gli animalisti di Santa Maria La Stella, ma anche dei genitori di bambini piccoli. Ciò che forse i paladini autonomi della pulizia delle strade non hanno considerato è che questa strana polvere potrebbe incuriosire anche i più piccoli, che potrebbero toccarla ed ingerirla. Sono accompagnati dai genitori, viene detto da qualcuno sui social, toccherà a loro proteggere i loro figli. E se per sbaglio cadesse un ciuccio a terra e giusto in un attimo di distrazione dei genitori i bambini lo rimettessero di nuovo in bocca? E se cadesse una caramella per terra che potrebbero essere raccolte ed inghiottita? L'ingestione di una quantità così ridotta di zolfo non provocherebbe di certo effetti letali, ma basterebbe a provocare nei bambini un immediato disordine digestivo e gastrointestinale e, nel caso di piccolini già soggetti ad allergie, potrebbe provocare effetti dermatologici o soffocamento polmonare.
I genitori hanno il dovere di proteggere i loro figli, è vero, ma tutti abbiamo il diritto di vivere in un ambiente sicuro. Non ci si fa giustizia autonomamente. I problemi di un paese, che potrebbero anche essere dovuti all'eccessiva presenza di rifiuti nelle strade, vanno segnalate alle autorità competenti. Stamattina, difatti, il comando dei vigili urbani di Aci Sant'Antonio è stato informato della presenza di zolfo lungo le vie della frazione Stellese. Si aspetta un intervento in merito a quello che è diventato un allarme sanitario. Torniamo ad Acireale, ancora modifiche alla circolazione stradale, sempre per lavori di scavo, per la posa in opera della fibra ottica da parte di Telecom, stavolta in via Nazionale per Catania, via Capomulini, via Nissoria, via Lungomare Mario Martinez e in via Garitta. Le modifiche alla circolazione vengono istituite nei giorni 22, 23, 24, 25 e 26 maggio, quindi da oggi, dalle 7 di questa mattina e fino alle ore 18, fino al 26, divieto di sosta con rimozione ambo i lati nelle vie appena menzionate. E nei giorni poi 25, 26, 29 e 30 maggio, dalle 7 alle 18, divieto di sosta con rimozione ambo i lati in via Nazionale per Catania, nel tratto compreso tra via Catusi e via Volano. E adesso parliamo invece della festa di Santa Rita. Nella chiesa di San Rocco ad Acireale si festeggia oggi Santa Rita. Stasera alle ore 20 il momento clou con la processione del simulacro per le vie del centro città, con sosta di preghiera davanti alla Basilica Cattedrale. Santa Rita si festeggia anche nella chiesa della Divina Misericordia a San Nicolò ad Aci Catena. Alle ore 19 è prevista una celebrazione eucaristica con il coro della Divina Misericordia, con benedizione delle rose durante tutte le messe della giornata, così anche nella chiesa di San Rocco ad Acireale, dove poi alle 20, dicevamo, è prevista la processione del simulacro per le vie circostanti la chiesa di San Rocco, con sosta di preghiera davanti alla Basilica Cattedrale. Atto conclusivo questa mattina ad Aci Catena del processo legalità, del progetto, scusate, legalità e sicurezza stradale, ma per ragioni di spazio ve ne parleremo più diffusamente domani. Ci occupiamo invece della festa del mare, ieri a Santa Maria La Scala, che ha richiamato grande partecipazione. Vediamo. La 13ª edizione della festa del mare è stato un vero successo. La manifestazione organizzata dall'Associazione Culturale Gruppo Liberi Artisti con il patrocinio della città di Acireale ha infatti permesso ieri di raccogliere dai fondali marini e dalla spiaggia di Santa Maria La Scala 1,5 tonnellate di rifiuti. Sono stati recuperati rifiuti di ogni genere, ha dichiarato Antonio Leonardi, responsabile dell'iniziativa. Tra questi 78 batterie stilo, una batteria per auto, una ruota e la corona di un motore, una porta in alluminio, vetro resina, lamiere e bottiglie in vetro, precisa ancora Leonardi. Hanno aderito a questa meravigliosa giornata diverse centinaia di volontari che hanno ripulito la spiaggetta lato porto e la spiaggetta lato parcheggio. Oltre 100 sub in acqua, 5 gruppi con oltre 100 scout, tantissime associazioni tra cui Giacche Verdi Sicilia, Lega Ambiente, le Aquile della Protezione Civile di Mister Bianco e la Clean Sea Life di Roma. I ringraziamenti di Antonio Leonardi vanno anche all'Associazione Vento di Grecale di Riposto, che in collaborazione con la Lega Navale hanno ripulito il mare delle buste di plastica a pelo d'acqua. Grande partecipazione dunque quest'anno. Tra i volontari impegnati spicca anche Lucia, una ragazza non vedente, e Alfio, un ragazzo sordo, entrambi della Sublife Onlus di Sigonella, che hanno dimostrato che con una preparazione adeguata tutti possono dare un aiuto concreto, in questo caso all'ambiente. Il sindaco Roberto Barbagallo e l'assessore alle politiche ambientali Francesco Fichera hanno confermato il pieno sostegno all'iniziativa anche per la prossima edizione, ringraziando gli organizzatori e i volontari per il grande impegno e l'importante lezione di civiltà. Continua ad Acireale la grande festa delle scuole e dello sport. Dopo le giornate allo stadio Tupparello,
che hanno visto protagonisti circa 1.300 bambini degli istituti comprensivi accesi, Scuola in Sport 2017 si è spostato da questa mattina in Largo Francesco Vecchio. Oggi, ma sarà così anche domani, i ragazzini delle scuole secondarie di primo grado si sono affrontati nelle gare a squadre, nelle gare di atletica. Giovedì 25 e venerdì 26 toccherà invece agli alunni degli istituti superiori. Scuole dunque grandi protagoniste di queste giornate, decine e decine gli studenti che hanno affollato Largo Francesco Vecchio. Si segnalava la grande delegazione dell'istituto comprensivo Paolo Vasta in particolare. L'evento Scuola in Sport, lo ricordiamo, è organizzato dall'assessorato allo sport e alle politiche giovanili del comune, retto da Giuseppe Sardo, dal consigliere comunale Lorenzo Leotta, in collaborazione con la Consulta Giovanile, il CSI, l'Associazione Aurea e i rappresentanti degli istituti superiori. Questo pomeriggio alle 18.30 nei locali della Biblioteca Comunale di Acci Sant'Antonio è in programma un incontro con il professor Ferdinando Sorrentino sulla tragedia greca Le Fenice di Euripide, un'iniziativa dell'amministrazione comunale ai fini di studiare le origini della drammaturgia, oltre che più in generale le origini della cultura occidentale. Sempre questo pomeriggio si apre la terza e ultima settimana del Festival del Teatro Scolastico di scena all'Arena Eden della Villa Belvedere di Aci Reale. Saliranno sul palco alle ore 18 i giovanissimi attori della Maurolico Iaci di Messina con l'opera dei Tre Soldi, il talento dei giovanissimi che tra i banchi imparano a far teatro, esce dunque dalle scuole e si mostra alla città con il Festival del Teatro Scolastico Chi è di Scena, unico in Sicilia, organizzato dalla città di Aci Reale. Ci fermiamo, terza parte tra poco, dedicata completamente allo sport. Riqualificati. Diventa subito operatore sociosanitario. Arti e Mestieri Onlus, in vista di concorsi pubblici in strutture di assistenza sanitaria, apre dei corsi di riqualificazione di 420 ore, ai quali possono accedere coloro che hanno una delle seguenti qualifiche: ADEST, OSA, OTA o equipollenti. Il corso, che si terrà ad Aci Reale, è a pagamento rateizzabile e riservato a 25 allievi. Rilascia la qualifica OSS, con la quale si può lavorare in strutture pubbliche o private, centri di accoglienza, di assistenza e ospitalità, case di riposo, comunità di recupero, case famiglia, centri educativi, oltre che in aziende sanitarie ed enti specifici. Arti e Mestieri Onlus. Chiamate allo 0935 18 21 435. Sarete messi in contatto con l'ufficio di zona competente. Se devi comprare un regalo e non vuoi il solito candelabro, a 028! Non stiamo dando i numeri, ma un buon consiglio per chi deve fare un regalo d'effetto. Per lui, per lei, ma anche per voi stessi. Complementi d'arredo per la casa, oggettistica particolare per la cucina, regali ricercati, belli e stravaganti. A 028! Non il solito! Vienici a trovare. Siamo in Corso Umberto, ad angolo con Via Mancini Fabio. Se un regalo è un regalo, sceglilo da noi. Visualizza il tuo obiettivo. Visualizza il tuo obiettivo. Ogni giorno pensi a come migliorarti. Quando hai deciso di iniziare il tuo viaggio, volevi superare ogni prova. Ma solo quando hai cambiato il modo di percepire il tuo mondo, le cose che credevi impossibili sono diventate possibili. Piscine Castiglione. Le Olimpiadi a casa tua. Concessionario Michele Messina, via del Santuario 4, Aci Reale. Telefono 328 222 44 41. Fermata Spurigni. Se non vi siete mai fermati in questo straordinario posto, fatelo. Costruito attorno a un vecchio palmento ristrutturato, Fermata Spurigni è un agriturismo dove si può mangiare al ristorante o in pizzeria, ma anche fermarsi a dormire in confortevoli camere e godersi l'aria aperta. È il posto ideale per chi vuole fare turismo rurale. Provate i nostri menù. Potrete scegliere il fisso o alla carta, con specialità ai funghi porcini e prodotti alla brace. In pizzeria tutte le pizze sono ad alta digeribilità e tra le specialità la pizza gourmet.
gourmet Fermata Spoligni. Ampie sale per feste e meeting, grande parcheggio. A Zafferana Etnea, in via Giacomo Matteotti 1, angolo via Bongiardo. Prenota allo 095 708 3625. Salve amici, vi presento Enrico Terrana e Arte in Legno. Venite con me e ne vedrete delle belle. Tetti, mansarde, gazebi, tettoie, soppalchi e controsoffitti in legno. Ci occupiamo anche del montaggio di finestre per tetti. E da oggi, possibilità di strutture pretagliate a controllo taglio numerico. Tanta professionalità e massima affidabilità per opere che durano nel tempo. Arte in Legno e il preventivo senza impegno. Presso il Parco Commerciale Le Zagare di San Giovanni La Punta. Dal 2 al 4 giugno in Piazza Duomo ad Acireale c'è La Nivarata, sesta edizione del Festival Internazionale della Granita Siciliana. Una grande kermesse con tanti nuovi gusti di granita realizzati appositamente per l'evento. E la tradizionale e impareggiabile granita alla mandorla preparata dai maestri secondo la tradizione acese. Durante la manifestazione, imperdibili cooking show e percorsi guidati, festival dei bambini, prodotti tipici, mezzi d'epoca, spettacoli e tanto altro. Nivarata, Festival Internazionale della Granita Siciliana, dal 2 al 4 giugno in Piazza Duomo ad Acireale. Cercaci su Facebook e sul sito www.nivarata.it. Main sponsor Remax Arteca. Parliamo di calcio nella terza parte del nostro giornale, ma non solo, in apertura parliamo di calcio. Ieri al Tupparello la prima semifinale playoff che è stata appannaggio degli ospiti. Grande pubblico al Tupparello, ma l'entusiasmo iniziale ha poi lasciato spazio alla delusione. È finita 2-1 per l'Altamura, vediamo. La medaglia nel calcio ha sempre il doppio volto, orgoglio e delusione da una parte, gioia e convinzione dall'altra. Acireale Altamura, andata della semifinale nazionale dei playoff d'eccellenza, finisce con la festa dei pugliesi, organizzati e cinici nello sfruttare due grosse disattenzioni di un Acireale punito severamente, forse troppo, dagli episodi. Eppure la festa era cominciata con altri colori davanti agli oltre 3.000 del Tupparello che hanno dipinto di granata spalti e cielo. Senza Arena squalificato e Adone infortunato, mister catalano ripropone il suo 4-2-3-1 lanciando dal primo i tre folletti d'Agosta con Cialdi e Biondo dietro a Contino, confermando Cocimano e Lonigro in mediana e preferendo Zappalà a Parisi. Al terzo primo brivido, schema da corner con Concialdi che apparecchia per D'Agosta, palla troppo sotto e conclusione che si perde sul fondo. Parte bene la Ciriale che fa la partita appoggiandosi sulla destra ad uno scatenato Santino Biondo che sembra in giornata sì. E al dodicesimo infatti semina il panico provocando il mal di testa a Colaianni, il terzino under dei pugliesi, ma Petruzzelli mette la manona e stoppa qualsiasi velleità acese. Gara intensa ed equilibrata, ma al diciassettesimo si spezza. L'arbitro non fischia sul duro contatto di Benedetto Cocimano, i granata sono messi malissimo in campo e lo scatto con morbido lob inallegato di Sisalli è una lama che taglia le corde vocali del Tupparello. Subito il gol, la Ciriale perde sicurezza e tornano i vecchi fantasmi della paura. L'unico segno di vita offensivo che i granata riescono a produrre così è questo colpo di testa alto di Contino alla mezz'ora. Si va negli spogliatoi, terza volta su tre che in questi playoff la Ciriale va sotto. Il secondo tempo però l'Altamura si difende con ordine e non lascia nessuno spazio per le idee piuttosto confuse e annebbiate dalla scarsa lucidità fisica dei granata. E così il cronometro corre e si mangia mezzo tempo. Per la prima occasione da gol della Ciriale bisogna aspettare infatti il minuto 26 quando un velo di Concialdi libera Biondo che salta l'uomo e tenta la trivela con l'esterno destro, palla alle stelle. Sono però le prove generali perché al trentesimo arriva il pari. Cocimano sfonda a destra, sul suo tiro cross trova con il petto Biondo. Petruzzelli prova ma non riesce a soffiare lontano il pallone
ed è 1-1. Neanche il tempo di ritrovare l'entusiasmo, però, che dopo 30 secondi l'Altamura passa di nuovo. Del Core ha troppo tempo per prendere la mira e caricare il fucile. La palla rimbalza davanti a Ferla ed è 2-1 per i pugliesi. Un gol che complica maledettamente il discorso qualificazione in vista del ritorno e che uccide di fatto la partita d'andata. Neanche l'ingresso in campo di Strano, due minuti dopo, infatti, riesce a rianimare Granata, anzi in pieno recupero Di Benedetto su punizione per pochissimo non rende la partita di ritorno una pura formalità. Domenica prossima così servirà comunque un miracolo alla Cireale per ritrasformare il sogno Serie D diventato incubo. Le interviste del dopogara le abbiamo realizzate con il tecnico catalano e con il presidente Stracuzzi. Sentiamo. Credo che oggi, adesso è un mese che sono qua, per la prima volta forse ho visto la Cireale giocare un po' a calcio. È anche vero che abbiamo lavorato anche tanto, due episodi credo che oggi ci hanno un po' condannato, non so se c'era farlo sul primo gol, sul secondo c'è stata una distrazione in generale, diciamo, lo Nigro è uscito fuori dal campo, l'hanno fatto rientrare, insomma noi non eravamo messi bene, abbiamo subito il secondo gol, però non ho niente da rimproverare ai ragazzi, credo che oggi veramente hanno fatto tutto quello che avevamo preparato prima della partita. L'hanno fatto anche abbastanza bene. Due episodi ci hanno condannati, questo non vuol dire che la Cireale è fuori, mancano ancora 90 minuti e io sono convinto che possiamo ancora giocarcela. Non credo che oggi l'Altamura ha imposto il gioco alla Cireale, assolutamente. Credo che la Cireale oggi ha fatto una buona partita, l'Altamura ha trovato il gol, poi si è chiusa abbastanza bene, ha giocato abbastanza bene anche di rimessa perché quando ripartiva con 3-4 giocatori è abbastanza pericolosa, però credo che complessivamente la Cireale oggi ha fatto un'ottima partita. Tutto da giocare, ci sono state partite che sono state ribaltate anche con risultati un po' diversi, quindi tutto può succedere, il calcio è anche bello per questo. Dopo il gol sicuramente c'è stato un attimo di flessione, ma è normale che succeda. Poi devo dire la verità, ragazzi erano abbastanza convinti nella prima parte della gara che potevamo recuperare la partita, e l'abbiamo fatto e anche con intelligenza, perché non è che avevamo rischiato più di tanto. Credo che oggi, forse rispetto alla partita col San Pio e col Milazzo, abbiamo rischiato molto, ma molto di meno. Però giustamente oggi gli episodi sono stati a noi non favorevoli e quindi alla fine abbiamo perso anche la partita. Però la consapevolezza dei ragazzi non è mai cambiata e non è cambiata neanche adesso, perché sentendoli anche nello spogliatoio sono abbastanza convinti che tutto può succedere. Il pubblico come al solito ha dimostrato di essere straordinario e anche subito dopo la partita, alla fine del match, ha dimostrato di avere il cuore e sostenere i ragazzi, i giocatori. Sì, è vero, ha vinto l'Altamura, però se dovessimo dire ai punti ha vinto la Cireale. Hanno fatto una partita importante, hanno giocato bene, purtroppo sono mancate le conclusioni. Loro hanno avuto due occasioni, una delle quali è molto dubbia, perché l'abbiamo visto tutti, e sono andati in vantaggio. Questo è il calcio, purtroppo questo è il calcio e dobbiamo accettare tutto. Però non possiamo piangere o pensare a questo o quell'altro, a ciò che è accaduto. Adesso dobbiamo guardare avanti e cercare di superare, almeno con un risultato che ci permetta di qualificarci la prossima partita. Presidente, un'eventuale eliminazione in questo turno cambierebbe il suo progetto? No, assolutamente. Noi abbiamo abbracciato, come ho detto precedentemente, abbiamo abbracciato questo progetto e cercheremo con tutte le nostre forze di portarlo avanti, sicuramente. Noi ci crediamo. E ripeto, come ho detto altre volte, gli imprenditori che sono interessati a questo progetto e soci sono delle persone veramente straordinarie, delle persone garbate, delle persone che hanno consapevolezza di quello che si dovrà affrontare. Pertanto io sono sicuro che faremo qualcosa, io dico a dir poco, di straordinario. Festa promozione intanto, per restare negli altri tornei dilettantistici, per il Città di Messina che ha battuto 1-0 il Città di Ragusa nella finalissima playoff, approdando in eccellenza. Decisiva la rete di Ginagò
al 77esimo. A Prodo in promozione invece l'Atletico Fiume Freddo del tecnico Accese Salvo Pennisi, che ha battuto 1-0 con un gol al 93esimo di Ruggeri l'Orsa di Barcellona Pozzo di Gotto nella finalissima playoff. In seconda categoria infine festeggia il Santa Domenica Vittoria, che ieri ha battuto 3-1 il Lingua Glosta nella finale playoff, che metteva in palio appunto la promozione in prima categoria. E adesso pallavolo femminile, epica, non ci sono altri aggettivi per definire la partita tra Liberamente AC Catena e Messina Volley, che ieri si è chiusa al quinto set per le padrone di casa, che possono continuare a sognare la promozione in Serie B2 di pallavolo femminile, battendo le messinesi sabato prossimo. Infatti le catenote hanno conquistato 2 punti e vincendo domenica prossima a Trabia contro la terza formazione del triangolare promozione, ormai fuori dai giochi il Trabia, approderebbe nella categoria superiore, coronando una stagione praticamente perfetta. Parliamo della Liberamente AC Catena e il 25esimo punto siglato da Roberta Chiesa, praticamente un altro set al tie break, a far saltare di gioia la palestra di Via Europa al termine di una partita vibrante ed emozionante. 2 volte sotto nel conto del set, infatti, dei set, infatti, le catenote hanno saputo soffrire, rialzare la testa per poi allungare nel quinto ed ultimo gioco combattuto punto a punto. Gli oltre 250 tifosi biancazzurri così esultano e abbracciano la squadra tra flash impazziti e corse in lungo e largo per il campo. La storia continua sabato prossimo a Trabia, il sogno Serie B2 ormai è davvero ad un passo per la Liberamente AC Catena. Festeggia intanto nel calcio a 7 lo Junior Piano d'Api, società sportiva facente riferimento all'omonima frazione accese, che ha conquistato il titolo di campione regionale CSI di calcio a 7 categoria Open, battendo a domicilio 3-2 i siracusani del Nuova Aretusa. Per la società apese si tratta del primo titolo regionale per il calcio a 7 dopo i 3 titoli conquistati negli anni scorsi per il calcio a 5. La squadra neocampione regionale sarà adesso chiamata ad affrontare la fase interregionale, che si svolgerà in Campania dal 9 all'11 giugno prossimi. Soddisfazione viene espressa dal presidente onorario della società, il consigliere comunale Andrea Quattrocchi. Si tratta dell'ennesima importante vittoria conseguita in ambito regionale da squadre di Piano d'Api, afferma Quattrocchi, e questa vittoria proietta la società apese e la città di Acireale in un palcoscenico nazionale non di poco rilievo. Ringrazio sentitamente, conclude Quattrocchi, atleti e dirigenti per l'ennesimo importante traguardo raggiunto. I nostri complimenti anche allo Junior Piano d'Api per questa importante affermazione. Andiamo a chiudere con le previsioni meteo per domani. Cielo sereno, temperature stazionarie comprese tra 17 e 28 gradi, venti deboli, mare calmo. È tutto per oggi, grazie per essere stati con noi. TG Reporter vi dà appuntamento a domani, sempre alle 13.40. Arrivederci. We'll be right back.